Questi sono i Monti Ausoni, costituiti da rocce carbonatiche che iniziarono la loro formazione a partire dal Triassico 200 milioni di anni fa, quando qui tutto era al di sotto dell'Oceano Tetide, le cui acque avevano già separato l'Africa settentrionale dall'Europa e dall'Asia. Gli Ausoni sono monti, dunque, venuti dal mare soltanto 8 milioni di anni fa. L'ente parco che li comprende, li cura e li tutela fu istituito nel 2008 dalla Regione Lazio a partire dal Lago di Fondi, ma oggi è chiamata a gestirne altri due, quello di San Giovanni in Carico e poi quello di Canterno. Sono tre bacini lacustri, ognuno diverso dall'altro, il primo costiero, il secondo artificiale e il terzo carsico. Un territorio roccioso, arso dal sole, quello rivolto a sud-ovest verso il mare Tirreno e che abbiamo visto ben tratteggiato da Giuseppe De Santis nei suoi film famosi. Da questa parte, infatti, l'acqua sparisce sulle montagne per ingrossare sottoterra la falda profonda dei fiumi carsici e per riapparire attraverso le copiose e fresche fonti che sgorgono alle pendici dei monti. Un territorio umido, quello rivolto a nord-est, invece, che si caratterizza per una rigogliosa, a volte intricata, vegetazione che muove, disegna e colora i suoi fitti tratti boscosi. Un territorio, inoltre, modellato e scavato da numerose grotte, tra le quali quelle di Pastena rappresentano un esempio significativo, scientifico e spettacolare. I Monti Ausoni si rivelano dunque nella loro varietà meravigliosa che da sempre è testimone degli usi e dei costumi che distinguono con le loro tradizioni le popolazioni che da millenni li abitano. Il nostro ente parco, giorno dopo giorno, con le proprie differenziate attività istituzionali di controllo, tutela e salvaguardia, protegge questo splendido patrimonio scientifico naturale. E con programmi mirati e specifici o con le proprie iniziative periodiche promuove la conoscenza dei suoi territori, regola e modula la loro fruizione, divulga la loro grande bellezza.